Non mi sono preparato a niente, quindi andrò così a improvvisare. La prima cosa che vi chiedo è di scusarmi se io non ringrazio nessuno. Non è il fatto comune di voi associare ai ringraziamenti che hanno fatto tutti gli altri, mi sono sembrati giusti e quindi evito questa parte importante, perché se tu l'affronti voi non devi dimenticare nessuno. In questo modo io spero di evitare questo tipo di errore. Devo dire, da stamattina, da quando ho preso l'aereo per venire qua, che mi chiedo se era giusto che la presentazione di questo libro, sicuramente quello lo sarebbe chiesto così, se era giusto farla nella stessa circostanza della riapertura del museo. Boh, era una domanda che mi facevo così. Non sono riuscito a dare risposte. Però adesso, ascoltando tutti gli interventi che mi hanno preceduto, ho capito che è stato giusto. Perché ci sono mille fili che legano la rievocazione di questa esperienza, di cui parleremo anche un po' più dettagliatamente, alla storia del Museo Guttuso e al tema importante che emerge un po' da tutti gli interventi, no? La nuova immagine di Pavia, la fatica di uscire da uno stereotipo, la cultura che deve sconfiggere l'immagine negativa di Pagheria, eccetera, eccetera. È un tema importante, ce lo siamo posto tutti da recente, no? Che la cultura dovesse essere uno degli elementi più importanti per far vivere un'immagine positiva e nuova di Pagheria, credo che nessuno abbia mai avuto dubbi. Nella storia del nostro paese, purtroppo, non tutti poi sono stati d'accordo nel come fare in modo che la cultura vincesse questa battaglia. La storia del Museo Guttuso è complicatissima, meriterebbe più di un libro, si è faticato moltissimo. Io me lo ricordo bene quando fu inaugurato, mi ricordo bene le fatiche, le polemiche, i disagi, le critiche. Furono battaglie dure. Io però penso che oggi Renato Guttuso sarebbe contento. Oggi sarebbe così, ci sono stati dei momenti in cui forse non lo fu più tantissimo, oggi sarebbe così. Allora che c'entra questa storia del circo col Museo Guttuso? C'entra perché anche noi quando facevamo in quegli anni questa attività pensavamo che quello fosse uno dei tanti modi di sconfiggere la cultura negativa, la cultura della mafia, la cultura della bagheria, di angolo della morte, eccetera, eccetera. Eravamo convinti che era evidente. Solo che facevamo cultura come potevamo, da soli, senza niente, senza nessuna realtà che ci accogliesse. E quindi facemmo tesoro di questa straordinaria opportunità che ci venne data da quelli che l'avevano pensato prima di noi, perché ci sono esistito, perché c'era stato un sacco di gente prima che aveva sognato a lungo la casa del popolo, la casa del popolo, la casa di cultura. Era un discorso antico, bisognerebbe, ecco, forse bisognava mettere meglio a fuoco l'origine di questo chiodo fisso che tanti prima di noi avevano avuto. E poi, grazie alla generosità di Guttuso, di tantissimi altri uomini di cultura, eccetera, eccetera, potremmo avere a disposizione uno spazio all'interno del quale fare quello che ci pareva. E a distanza di anni mi rendo conto che per quelli che erano i mezzi siamo stati bravi, abbiamo fatto tutto quello che si poteva con niente, perché quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con niente. Non era un'epoca in cui forse oggi siamo tutti convinti del teorema che dicevamo prima, la cultura come elemento essenziale per sconfiggere una certa immagine di Pagheria, ma all'epoca non è che fossero proprio tutti convinti di questo. E quindi la nostra azione a maggior ragione risultava, ce ne rendiamo conto oggi, forse all'epoca non ce ne rendevamo conto,
davvero incisiva, per quanto naiva fosse, per quanto scombicchierata fosse, perché appunto mentre non avevamo, ci inventavamo le cose come era possibile. E accadeva un infarto, ecco, moriva Charlotte, ci chiamavamo, che facciamo? Che facciamo? Facciamo una manifestazione pubblica, ma il circolo non può essere aperto al pubblico. Ce ne frega, noi lo apriamo al pubblico, vediamo chi verrà a chiuderlo questo. Nessuno venne a chiuderlo. Io l'ho scritto, l'ho detto più volte, i carabinieri chiusero no, e fecero benissimo, perché venne tanta gente, fu un momento che io ricordo con grande gioia, senza nostalgia e senza niente. Ma facevamo tantissime altre cose interessanti, con grandissima fatica. Ecco, qual è l'esempio della fatica che deve fare chi non ha interlocutore istituzionale per mandare avanti la cultura? Il Museo di Cultura è oggi invece l'esempio più avanzato di questo, specie adesso che il museo riesce ad aprire anche a